La sconfitta che non ti aspetti e che costa anche il primato al Foiano fa festa il Figline, che si porta a casa 3 punti di platino per i valdarnesi, secondo successo in trasferta della stagione. La cronaca porta in primo piano una percussione sulla sinistra della formazione valdarnese con Rossini che impegna Liborali con questo tiro di collo, un segnale che conferma come i giallo-blu siano in partita. Il Foiano si affaccia con la conclusione dalla distanza di Castro, ma la traiettoria non regala problemi all'estremo valdarnese. Il Figline non ci sta e porta ai pericoli ogni qualvolta si affaccia nell'area avversaria. Questa bella girata di Badalassi trova attento Liberali e il primo tempo si chiude con un lancio in profondità sempre per Badalassi. La conclusione a Palombella fa venire i brividi ai tifosi Amaranto. Nella ripresa il Foiano cerca di scuotersi e ad accendere la miccia ci pensa il solito Monaci, che però spreca da buona posizione. Ancora il Foiano con questo cambio gioco di Ceccuzzi, il tocco di Mencagli, Castro non arriva nel tocco a porta quasi spalancata. Il Figline si rifà vedere prima con questa bella palla ferma di Fini che costringe Liberali a superarsi, ma il portiere capitola a 8 minuti dalla conclusione. La percussione di Andreoni, l'assist è perfezionato in rete da Rossini che non sbaglia. Esultano i sostenitori del Figline presenti allo stadio dei Pini. La reazione del Foiano è sterile e confusa e va a sbattere contro l'attenta organizzazione difensiva dei ragazzi di Cocollini. Al triplice fischio del pratese Bertini la festa è tutta per gli ospiti, per il Foiano uno scherzo di carnevale senza sorriso.